Mi piacerebbe dirvi che è uno scherzo che voglio fare ai miei parenti, a qualcuno, ma in realtà no. La Guardia di Finanza contesta ad uno dei più famosi youtuber d'Italia un'evasione fiscale da circa 1 milione di euro. Lui è Stefano Lepri, ha 23 anni, è residente a Firenze e ha 4 milioni di followers. Vive e guadagna mettendo ogni giorno in rete racconti, opinioni e viaggi. Giorno 2 a Parigi. In molte occasioni all'interno di questi filmati compaiono importanti marchi che, data la celebrità del ragazzo, pagano per far comparire i loro prodotti in fotogrammi da milioni di click. Secondo le Fiamme Gialle, Stefano Lepri avrebbe omesso di dichiarare ricavi da 600.000 euro e non avrebbe versato l'IVA per altri 400.000. Tutto nel giro di soli 5 anni, dal 2013 al 2018. Ho sempre pagato le tasse, si difende lo youtuber, che aggiunge: se ci sarà da rimediare a un pagamento sarà fatto, con la speranza che questo mestiere venga finalmente regolamentato. È vero però che non ho la benché minima idea di spendere 550 euro per un volo last minute.